Nello Stranges, per organizzare alcune cose ci vuole un pizzico di follia, ma la follia molto spesso poi si traduce in arte. Sì, sì, diciamo che questa è una manifestazione che piano piano ormai sta diventando così grande che non ha più una connotazione locale, è una manifestazione che sta uscendo fuori da quelli che sono i confini regionali. Ormai abbiamo portato il nome di Taurianova in maniera positiva finalmente anche, diciamo, al di là della nostra regione. Avremo la Sicilia che ormai ci accompagna in questa nostra avventura come per un gemellaggio che abbiamo con la città di Noto, e certo un pizzico di follia ci vuole, perché per fare una manifestazione del genere, non avendo, diciamo, grandi aiuti da parte delle istituzioni, però fortunatamente qualcuno ci sta dando una mano come il Parco dell'Aspromonte, e quindi cerchiamo un attimino di crescere sempre di più, quindi sempre più folli. Ecco, sintetizziamo in breve cos'è l'infiorata. Beh, l'infiorata è una riproduzione di opere d'arte, diciamo, con dei fiori che verranno posizionati con una tecnica particolare, che è quella dell'infioratura, da parte di maestri infioratori, che non ci si può avventurare dalla sera alla mattina. C'è un'arte dietro, un lavoro che è di preparazione che dura tanti anni. E con un nostro direttore artistico che è il maestro Lucio Pintaldi, proprio della città di Noto, e quindi è una riproduzione di grandi opere d'arte oppure anche delle opere immaginarie. In questo caso noi quest'anno produrremo Ci sono artisti? Sì, ci sono, ma già diciamo che i maestri infioratori sono già degli artisti, quindi già loro saranno i protagonisti, diciamo, ufficiali di questa manifestazione, insieme ai ragazzi della Proloco che piano piano stanno imparando quest'arte, che è sicuramente una delle più belle che si possono assistere tra le arti effimere. Bene, allora appuntamento 8, 9, 10 giugno 2018 a Taurianova, e a seguire e comunque gustarsi queste opere d'arte. Ecco, queste opere d'arte poi dove andranno a finire? Queste opere d'arte, appunto, essendo un'arte effimera, diciamo che vengono distrutte con un'operazione che si chiama spallamento, che è una corsa dei bambini a fine della manifestazione sopra questi disegni, praticamente voleranno in aria questi 2 milioni di petali, che praticamente saranno un saluto e un arrivederci all'infiorata del 2019. Cioè, possono rappresentare un po' come l'arte si possa poi diffondere, non rimanere lì isolata, ma diffondere nel cielo o comunque nella fantasia di ognuno di noi. Oh, giustamente, ognuno, diciamo, la può interpretare come, ma diciamo questa mi piace, quella del volo dei petali in aria, che possono essere, diciamo, i sogni, ma soprattutto di portare l'arte e la felicità un po' in giro per il mondo. E poi con l'appuntamento poi a ogni anno, questa è la terza edizione, quindi ogni anno. Già siamo arrivati alla terza e speriamo di arrivare il più lungo possibile, il più lontano possibile. Comunque, oltre all'infiorata, quest'anno, come anche negli anni scorsi, avremo delle manifestazioni che stanno insieme all'infiorata nella nostra cittadina. Quest'anno punteremo molto su due spettacoli in particolare, che è quello uno dell'Accademia Artisti di Città di Castello, che sono degli artisti di strada, fanno uno spettacolo itinerante in città che è molto bello, ma soprattutto avremo le fontane danzanti dell'azienda Dominicis di Perugia pure, che farà uno spettacolo veramente emozionante, che è quello delle fontane danzanti, che qualcuno ha potuto già vedere nello spettacolo Italia's Ghost Talent su Canale 5. Bene, ringraziamo Nello Stranges, appuntamento a Taurianova 8, 9, 10 giugno 2018. Grazie, aspettiamo, grazie.